Ma nel frattempo Marocco da qualche parte, copia di Lerci, un piccolo, diciamo, lavoratore, questo giovane ragazzo sta preparando il fumo, il fumello, il tizzo. In questo locale, a norma di legge, diciamo, approvato anche dall'ASLE, questo giovanotto sta rimestando il fumello, diciamo, la crema di Charas, lo Sputnik, la scisce, per intendersi, la scisce. Una volta rimestato, verrà incelofanato, verrà ingoiato e poi dopo verrà ricacato direttamente dai buoi di culo. Quello che poi voi mi metterete in bocca, diciamo, gli è stato cacato in un viaggio da in Marocco all'Italia. Vedete che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Qui vedi, gli dà una discardata, diciamo, per igienizzare, gli dà quella sterilizzazione, diciamo, e copia di Lerci si va a fare il clou della cosa. Vedete, questo è un passo fondamentale, mi raccomando, per chi lo volesse fare in casa, fatelo anche a casa, mi raccomando, fatelo, provateci, specie i bambini. Vedete che spettacolo. D'altronde, una volta anche il vino veniva fatto o piedi, mi ricordo l'uva la veniva schiacciata direttamente o piedi Lerci. E questo ragazzo ha voluto, diciamo, rincentivare un vecchio, diciamo, sistema lavorativo di passato. Vedete che spettacolo, con l'unghiello, sudicio, Lerci, un carneo, vedete, l'unghia marcia, gliene va, diciamo, a schiacciare. Gliene va a schiacciare bene bene, come se fosse una schiacciata, vedi, una focaccina, vedi che spettacolo. Poi dopo un filo d'olio a crudo, che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Stavo con un tizio del genere, delle tube su tutti i riparti. E voilà, lo Sputnik gli è pronto per fare gli ovetti, osso. D'altronde siamo sotto Pasqua, gli ovetti ci vogliono. Vedete che spettacolo, ragazzi, non vedo l'ora di ingoiarlo per poi ricalarlo. Che spettacolo. E con questo gli è tutto, osso. Bo Shankara a tutti.